Il Festival della Poesia, una rassegna che riserva tante sorprese. Dopo il successo dei primi appuntamenti è arrivato il momento dedicato allo sguardo. Guardare la città da un'altra prospettiva, ma seguendo un itinerario ben preciso. Bitonto è stata esplorata alla ricerca di nuove ispirazioni della poesia nelle sue bellezze architettoniche non solo, complici la musica e l'arte in tutte le sue forme. Ma prima di addentrarsi per le vie del Borgo Antico, all'interno del cortile della scuola primaria Don Lorenzo Milani, per la consapevolezza dello spazio e dell'altro, si è tenuto mercoledì 31 agosto un percorso sensoriale basato sulla fiducia e guidato da Silvana Chiuz, ricercatrice all'Università della Basilicata, dove insegna linguaggi futuro possibilità nel Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo. Hanno partecipato con grande entusiasmo i ragazzi del liceo scientifico artistico Galileo Galilei. Tante le emozioni raccolte durante questa esperienza. I ragazzi sono alla loro prima esperienza da questo punto di vista e quindi c'è una grande contentezza legata all'imbarazzo di lasciarsi andare alla sensorialità e all'esplorazione di questi spazi. Anche la sorpresa forse del fatto che stiamo giocando, quindi li abbiamo proprio lasciati liberi di giocare e di sperimentare nel divertimento lo spazio, che è secondo me una delle cifre più importanti dell'insegnamento, poi, che è quello che io faccio. State riportando un nuovo linguaggio ai ragazzi. Qual è l'approccio che solitamente utilizza con loro? L'approccio è sempre di grande curiosità, di accendere la grande curiosità in loro e non sempre è scontata, anche nei ragazzi molto giovani, quindi bisogna accenderla. E poi di sorpresa, di lasciarsi meravigliare e sorprendere da quello che si incontra anche nella grande quotidianità, nell'esperienza della quotidianità, quindi per esempio questo è uno spazio che alcuni ragazzi già conoscevano, ma l'indicazione è di lasciarsi sorprendere comunque da qualcosa. Poi abbiamo anche dei complici come dei musicisti straordinari che quindi portano la magia e aggiungono la magia a questo posto che è già veramente bellissimo. Un'atmosfera magica, sembrava di essere quasi racchiusi in una bolla. I ragazzi hanno esplorato lo spazio della Don Milani. Hanno scelto di affidarsi l'uno all'altro. Una benda fasciava gli occhi di un compagno, mentre il suo vicino lo guidava seguendo la voce della Chiuz e lasciandosi trasportare dalla musica della sassofonista Susanna Crociani, di Aldo Di Caterino al flauto, di Niccolò Fanelli alla chitarra, di Luis Quaranta all'empan. Erano tutti partecipi di sensazioni che probabilmente non hanno mai provato o che si nascondono nella monotona quotidianità, oggi vista con nuovi occhi. La poesia si può dire che è nella quotidianità, nell'attualità. Alcune volte si confonde la poesia con sole, cuore, mare, amore, fantasia, e invece può raccontare le fessure del quotidiano, le fessure di bellezza o anche di dolore che ci sono e che non si riesce a raccontare con altre parole.